ragazzi, allora in questo video sarà la squadra di Naza e la squadra di Catalano. Calceremo dalla limite dell'area e faremo delle punizioni. Faremo dei cross, una da un angolo e una dall'altra, e si proverà a segnare al volo. Faremo delle punizioni dove ognuno di noi delle nostre squadre calcerà. Vediamo chi vince. Sono più tossici la sera. Chi perso tra il bicchiere, andi più amici in gallera. Tra chi sta in comunità, chi dà la mani te. Ci hanno cresciuto l'omertà, non sai di che parli te. Vivi coi soldi di mamma, qua la via è difficile. L'odio per i caramba, l'odio per i vigili. Allora, siamo qua con Alessio Catalano, che dirige il bello del calcio. Ora tocca a lui pescare la domanda e vediamo cosa salta fuori. Un giovane su cui puntavi e ora effettivamente gioca sulle massime serie. Ah, quindi tipo qualcuno che ha spaccato. Qualcuno che è in Serie A. Vabbè, io quando sono entrato, uno dei primi giocatori che ho visto è Lorenzo Colombo, che ai tempi giocava al Milan Under 17 e ora si ritrova in Serie A a Lecce. Ha già totalizzato 4 gol in Serie A, quindi direi tanta roba. Finché morirò, finché mamma è fiera, finché non ti lascerò. Passerà qua sottoscritto l'orgoglio della Cité. Comprerò casa mamma, ricordi non cerità. E non è la tua, la carmonga non è là. Mi hanno tradito, oggi ho il cuore a metà. E sono qua, un bacio ma per te. Ti daranno della merda anche se dici verità. Busta ne busta ti amo, mi fa busta fine. Abbiamo due domande a cui deve rispondere il nostro artista. Come scrivi le tue canzoni? Va ispirazione, tutta ispirazione. Ci sono periodi magari in cui riesco a scrivere, magari periodi no, però dipende dai momenti comunque. Okay. Anche da come sei preso, tutto qua. Adesso passiamo alla seconda domanda, vediamo. Il tuo rapporto con l'Algeria è tutto, tutto. Cioè, una delle cose che mi rende più fiero. Okay. L'ultima volta che sei andato in Algeria? 5 anni fa, però ci tornerò molto presto. Okay. Comunque andavo tutte le estati, solo che poi con l'epidemia, corona, ho fatto un po' di anni a non andare. Allora, siamo qua per le prossime domande, visto che la sfida sta continuando. Come sta andando la sfida, Nezza? Dai, ci siamo. Qual è stato il periodo che hai detto ok, ora penso solo alla musica? Beh, non so bene dirtelo, però diciamo che ci ho sempre creduto al massimo. Poi quando ho fatto il primo passo avanti ho detto questa cosa devo farla bene. Non potevo, diciamo, andare indietro, ma è una cosa all'inizio, di farla bene, crederci fino in fondo. Allora, sono state volte in cui mi hanno chiesto foto, li ho guardati e ho detto cosa, stai chiedendo una foto a me, sei sicuro? Dicevo sì, quindi l'ho fatta, però era un po' una situazione in cui, capito, dicevo cosa sto facendo questo, mi chiede la foto a me, capito? Però mi fa sempre fatto strapiacere, però sono ancora agli inizi, c'è ancora da lavorare tanto, su tutto. Grande. Altra domanda per Catalano. Vai. Il ruolo di cui pecca il mondo dei giovani in Italia? Secondo me il ruolo degli esterni. Ultimamente stiamo producendo poco. Sarà il fatto che nelle giovanili della nazionale italiana si gioca sempre con il trequartista e le due punte, e quindi non si utilizza l'esterno. Però sono fiducioso per il futuro. Amici, la fortuna non mi amica. Il successo sarà la mia ripicca. Non pensare sta roba, colmi tutti i miei sfizi. Qualche views è vero, non mi fa. Altra domanda per Catalano. Andiamo cosa pesca. I tre giovani talenti che secondo te faranno strada? Allora, il primo giocatore mi sento di Francesco Crapisto della Juventus, centrocampista 2006. Kevin Zeroli del Milan, primavera, classe 2005, tra l'altro di Booster Seats, vicino Legnano, per quanto riguarda la Nezza, e Kevin Bruno 2005, trequartista del Sassuolo. Questi qua sono giocatori che secondo me
faranno molto bene in futuro. Altra domanda per Kata. Un giovane sottovalutato. Giorgio Scalvini, il centrale dell'Atalanta che nell'ultima stagione sta facendo molto bene con Gasperini. Credo che giocherà ad altissimi livelli in futuro nei top club europei. Tu dove vorresti arrivare? Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è di poter lavorare nel mondo del calcio ad alti livelli. Questo è l'obiettivo che mi sono dato per i prossimi anni. Altra domanda per Nezza, vediamo cosa pesca. La canzone alla quale sei più affezionato non è ancora uscita, quindi non te lo saprei dire, però non è ancora uscita. 2023 esce. Dai, speriamo bene. Fuori casa già dal mattino, ci hanno tolto i sogni, vedi solo buoni soldi, credi eravamo soli, baby, eravamo soli, baby. Uffa le pareti, scendi, chiama gli affari, prendi quello che serve, credi, servono i soldi, baby. Oh mamma de sole, dispersi tra dubbi eravamo soli. Oh mamma de sole, risolvo problemi, vai a prendere il sole. Cosa? Dico cose, scontelo se vogliono la dose. C'è la S, ma vivi S, sono in carcere, vivo la testa. Gringo, narcos, con la Messico. Ragazzi, siamo qua con Nezza, pesca un'altra domanda, vediamo cosa pesca. Nella canzone Trafficante, cosa dici, carcere o carcere? Carte. Carte. Domanda per Nezza. Fit internazionale che vorresti fare? Scena francese, mi piacerebbe fare Naps, Jules, Soul King, questi artisti qua che ho sempre ascoltato. E magari anche la scena araba, Milano. Non dirmi forse, fuma cane sfratta in cala, devi vieni al locale, come sali loca insi, bevevo voda le ale, senti mio flow flow fra fra sta e fra, lascia la sua mai forse un golfer, forse un golfer. Adesso ha sbagliato un rigore e risponderà a una domanda. Prego, pesca. Perché hai incominciato a seguire il calcio giovanile? Ho iniziato all'età di 15 anni, quindi circa 6 anni fa, perché ritenevo che non ci fosse in Italia una pagina che trattasse appunto calcio giovanile in maniera adeguata. Quindi ormai da 6 anni a questa parte guardo tutti i ragazzini di 15, 16, 17 anni fino all'età della primavera, che è diciamo categoria sotto la prima squadra, e cerco di dare una mano valorizzandoli su Instagram, su tutte le piattaforme che abbiamo sui social. Bene ragazzi, è finito il video, abbiamo fatto gol, abbiamo sbagliato tiro e tutto quanto. Ora abbiamo il pallone da far autografare a Nezza, che chi commenterà di più il video, che uscirà sulla nostra pagina di De Matani, glielo regaleremo.